Il primo messaggio che i tre segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano è che seduti allo stesso tavolo il centrodestra c'è. Ed è unito, nasce oggi Fucina per forgiare insieme un programma da presentare entro l'anno insieme al nome del candidato sindaco. Dentro ci sono dei lavoratori che cercano di portare all'attenzione dei cittadini un programma elettorale che finalmente li ponga al centro e si occupi della città di Trieste, si occupi del benessere dei cittadini, dei triestini innanzitutto, e che possa portare questa città a rialzarsi dopo questi quasi cinque anni di politica devastante da parte del Partito Democratico. Penso che il programma e il candidato debbano essere scelti entro l'anno, perché serve il tempo di presentarsi e confrontarsi con la città e i cittadini, altrimenti non vorrei rivedere scene strane e, ripeto, non felici di candidati che escono dal cappello gli ultimi minuti. Assente Roberto Di Piazza, che poche settimane fa in diretta a Ring ha ufficializzato l'intenzione di candidarsi. Dal Caffè Tommaseo l'incontro dei tre big sembra escludere l'intenzione a varcare la porta lasciata aperta dall'ex. La tendenza anche a livello nazionale è un caso per tutti, quello di ieri di Roma, dove c'è probabilmente la volontà di trovare qualcuno che non sia tanto forse coinvolto in un meccanismo politico ormai perverso. Di solito il capomastro è una persona un po' anziana, però, no? Di esperienza. È vero, sì, un capomastro è una persona di esperienza, poi però spesso l'allievo supera il maestro. La soluzione migliore che vedrei sarebbe Roberti sindaco con Di Piazza pro sindaco. Anche Scorcimaro lo mette in guardia da quella che definisce la popolarità da marciapiede. Starei molto attento a considerare gli urrà, i selfie e le strette di mano per strada come voti, perché certamente un indice di conoscenza e popolarità che poi venga tradotto nel voto è tutto da vedere. Tutti possono far parte di questa fucina per costruire la Trieste nei prossimi 5 anni, ma o con il centrodestra o con Cosolini. Il riferimento è chiaro a molti ex e centristi di Palazzo Cheba. Bisogna fare una scelta perché non si può stare un po' di qua, un po' di là. Chi è con noi e chi è contro Cosolini e il Partito Democratico? Pochi punti di programma essenziali. Per ora il leghista Roberti resta candidato, quindi la stoccata di Fedriga al centro-sinistra. Lo vedo Russo molto attivo e Cosolini particolarmente attento al porto. Non vorrei che la proroga del commissariamento del porto, guarda caso scada a febbraio, guarda caso tempo perfetto per fare lo scambio di poltrone, dare a Cosolini un'uscita dignitosa e lautamente remunerata e cambiare il candidato sindaco a Trieste, perché hanno paura di perdere. Fucina può essere il nome della lista unitaria? Questo veramente non ne abbiamo discusso, ma perché no? Non è un nome rappresentativo, è un nome che dà l'idea del lavoro, della produzione proprio, quindi non mi dispiacerebbe.